Ciao e benvenuto in questo breve tutorial dove ti spiegherò come installare HCI Trading Panel sulla tua MetaTrader. Una volta scelto l'abbonamento mensile o annuale, verrai ehm, rediretto sulla pagina di download e dovrai compiere due azioni. La prima, importante, dovrai cliccare su Compilazione dati per fatturazione. Si aprirà una nuova scheda sul tuo browser e dovrai andare, qualora tu non l'abbia ancora fatto, a compilare tutti i campi. Sono importanti per poter permettere la fatturazione. Chiaramente i campi password non li starai a compilare, se no andrai a modificare la tua password, a meno che tu non voglia farlo naturalmente. Una volta fatto il tutto, dovrai cliccare su Salva modifiche. Dopodiché potrai procedere, ritornando sulla finestra precedente, con il download dell'indicatore. Quindi vai a premere su l'immagine come riportato e suggerito dal titolo, inizierà il download, una volta terminato cliccherai su questa freccetta e andrai a cliccare su mostra nella cartella vedrai che ti troverai il, il file hc 3 panel v1.20 adesso io lo parcheggio un attimo su un altro schermo una volta fatto questo andrai sulla tua piattaforma questo è un conto demo ma è indifferente anche per un conto reale non cambia nulla, tutte le metatrader sono uguali andrai a cliccare su file, successivamente su Apri scheda data si aprirà si aprirà questa cartella, questa finestrella dove ci saranno un po' di cartelle, quella che a te interessa è MQL4, quindi andrai a cliccare su MQL4 e andrai a parcheggiare un attimino qua, ok? Devi poi recuperare la cartella di dove... Hai scaricato il tuo indicatore nel mio caso, è la cartella di default download, dipende da, da qual è la tua cartella di default di download. Qualora non la trovassi. Non è un problema dell'indicatore, è che perché magari hai cambiato la cartella sul tuo computer e non la riesci a trovare. In quel caso, lì, il suggerimento che ti do: scegli il disco tuo, diciamo di preferenza. E qui in cerca vai a scrivere HCI e vedrai che ti verrà, vedete, vedi ti verrà segnalato il, quello che è l'indicatore che hai appena scaricato. Ok? Una volta trovato, tasto destro su il, il file dell'indicatore, vai poi su apri con e clicchi su esplora resource. Si aprirà una finestra con le due cartelle expert e libraries. Quando hai premuto su MQL4 avrai aperto la cartella di installazione di Metatrader. Che cosa devi fare? vai a prendere il file expert dell'indicatore, lo trascini tenendo premuto il tasto sinistro del mouse su un'area vuota del, dell'area, diciamo della finestra della MetaTrader e verrà, non succederà nulla, se verrà ma in realtà saranno stati copiati i due file, infatti se io clicco qua su expert vedi che avrai scusami, il file HC Trading Panel V1.20, si clicchi su la cartella qua vedi che ti troverai, troverai HC3D in panel v1.20 io ne ho tanti perché ho ovviamente tutte le varie versioni che mi hanno portato alla definitiva stessa cosa dovrai fare per l'Ivacy quindi tornerai indietro su entrambe le finestre qui vedi che hai la cartella l'Ivacy andrai a cliccare sull'Ivacy dell'indicatore trascini fuori sempre in un'area bianca ok lasci andare e stessa cosa ti ritroverai su entrambe le cartelle mql license v1 dll e v4 dll e le devi avere anche sulla tua metatrader se no l'indicatore non funzionerà vedi mql license v1.dll mql license v4.dll in questo appunto chiudi tutto per essere sicuro di fare le cose in maniera corretta ti suggerisco di chiudere la metatrader la vai poi a riaprire Dopodiché clicchi qui dove trovi il navigatore, solitamente è il primo, secondo, terzo, quarto, quinto simbolino, quindi la quinta icona. Clicchi, devi andare giù in Expert Advisor e vedrai che troverai HC Trading Panel 1.20. In maniera molto semplice, o clicchi due volte sull'indicatore, sulla scritta, e ti si aprirà il pannello, oppure lo trascini sulla tua MetaTrader per fare quello che vuoi. Se tu vai a premere immediatamente OK ti comparirà Please Insert Mail perché? Perché ovviamente l'indicatore funziona solo e esclusivamente se tu hai acquistato l'indicatore. Una volta acquistato l'indicatore io lo vado ad attivare e allora potrai andare a inserire la tua mail. In maniera molto semplice, tasto destro, consigliere esperti, proprietà oppure in alternativa due clic sulla faccina qui, ok, oppure in alternativa premi il tasto F7. Qui dovrai andare a inserire la tua mail adesso. Ovviamente, io sposto. Vado a inserire la mia mail, premo invio. License no found, semplicemente perché la mail che io ho utilizzato in questo momento per eh, attivare la licenza non è, non è valida. Ok. Quindi se vai a inserire una mail valida vedrai che non funziona. Adesso ti farò vedere cosa succederà nel momento in cui invece andrai a inserire quella che è la tua mail, quindi una mail valida. Dovrai nuovamente andare su ovviamente il, il pannellino per attivazione dell'indicatore e andrai a inserire quella che è la tua mail. Adesso io ovviamente ho creato una mail che non è più valida, ok? Quindi ho già cancellato quindi non funzionerà se andrai ad inserire. Vai a copiare quello che è il tuo indirizzo mail. Io ti suggerisco di scriverlo perché basta anche soltanto uno spazio vuoto come questo, e ovviamente l'indicatore non funzionerà, ok? Gli dai poi il tasto ok di conferma ed ecco che ti comparirà il pannellino perfettamente funzionante sulla tua piattaforma. Ti suggerisco di salvare il template, ok. Quindi andare a cliccare su ehm, questo simbolino, cliccare su salva formato e dargli il nome o default con la D maiuscola, se tu fai questo e poi gli dai salva, qualsiasi grafico tu andrai ad aprire nuovo, avrà, vedi, USDHF che ho preso, avrà il pannellino già inserito. Se hai altri indicatori ti suggerisco di aggiungere il pannellino e di fare la procedura che ti ho appena detto di default in modo tale che non dovrai ogni volta andare a ricaricare l'indicatore ok per qualsiasi chiaramente dubbio sul funzionamento dell'indicatore puoi mandare tranquillamente una mail andando sul sito e utilizzando l'apposita chattina che trovi in ogni pagina delle, del sito qualsiasi eh, mancato funzionamento dovuto all'installazione è soltanto un errore di procedura da parte tua quindi la potrai andare a riguardare questo video oppure leggere il file testuale che ha riportato sempre sotto a poter scaricare e seguire con eh, eh, minuzia l'installazione, vedrai che funzionerà tutto quanto. Grazie per aver acquistato il pannellino e ti auguro un, eh, un buon lavoro con HC Trading Panel. Ciao ciao.